Giovanni nel capitolo 3. Evangelo di Giovanni, capitolo 3. Gloria a te. Leggiamo: il Signore sia lodato. Or era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte a Gesù e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose dicendo: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né donde viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? Fin qui la scrittura. Benedetto il nome del Signore. Stamattina torniamo a questo sacro testo per riflettere su un punto essenziale della dottrina cristiana, una chiave di lettura che ci aiuta ad approfondire sempre più la nostra conoscenza per poi portarci a maturare una esperienza più profonda con il Signore. Si parla del regno di Dio. Il regno di Dio è qualcosa di speciale, è unico, è il regno di Dio viene annunciato per mezzo della predicazione evangelica. Sulla terra, da quando le società si sono evolute, sviluppate, emancipate, si sono anche organizzate e così tanti regni sono sorti. E la storia ci insegna che un regno insorge contro un altro per avere la supremazia. Quindi c'è una ricerca spasmodica a prevalere sugli altri, questo a livello internazionale, mondiale, ma lo vediamo anche a livello individuale. È tutto poi a cascata, tutto a catena. Ma Gesù ci ha portato una rivelazione meravigliosa di una realtà intramontabile. È la realtà del regno di gloria. Un regno che non ha una durata. È vero, i regni umani hanno avuto una lunga storia, alcuni di essi, però sempre il posto regale, il trono, è
si alternavano sul trono regale. Invece nel regno del Signore siede sovrano Dio e per sempre. A quale regno vogliamo fare parte noi? Vivendo sulla terra abbiamo una patria terrena, abbiamo una nazione di riferimento, abbiamo un ordinamento giuridico in cui siamo inseriti e a cui siamo assoggettati, ma noi sappiamo che l'uomo non è solo carne, ma anche una componente spirituale ed è stato creato da Dio per vivere in Dio. Amen. E per vivere eternamente. E quindi non si deve lasciare prendere solo dalle cose della terra, ma deve cercare di addentrarsi in questa realtà spirituale affinché quando finirà l'esperienza umana ci possa essere una buona continuità, ci possa essere un buon futuro. E quindi ecco la proposta divina a tutti gli uomini: il regno suo, un regno che non avrà mai in eterno fine. Però Gesù disse chiaramente che il regno di Dio non è di questo mondo. Si manifesta in questo mondo, qui ha una sua espressione nella vita di coloro che si avvicinano a Dio, ma non ha una destinazione ultima in questa terra. Il regno di Dio incomincia qua, incomincia nella nostra vita e proseguirà per l'eternità nel cospetto del Signore, nella nuova creazione. Amen. Questo è il linguaggio dei credenti, è il linguaggio dei cristiani. E Gesù è venuto proprio per portare questo messaggio. Infatti così iniziò la sua predicazione: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Poi nel tempo gli uomini hanno cercato di organizzarsi anche sotto il profilo religioso e così proliferano le religioni. Ma molte religioni non hanno niente a che vedere col regno di Dio. La religione cristiana basata sul fondamento evangelico ha a che vedere con il regno di Dio, ma non limitatamente all'espressione. Prima ancora della religione cristiana noi crediamo che anche la religione ebraica aveva a che vedere col regno di Dio, ma non limitatamente all'espressione umana, ma sempre in vista della relazione eterna con il Signore. Nell'adempimento dei tempi Gesù Cristo è venuto per espandere questo regno, per divulgarlo, per promuoverlo, ma anche per consentire ad ogni credente di realizzarlo nella propria vita. Però questa religione, prima ebraica e poi cristiana, non riesce nei precetti, nelle tradizioni, nei costumi a trasferire il regno di Dio. Non c'è un regolamento che consente a un uomo di accedere al regno di Dio. Non c'è un modo di comportarsi che abilita ad accedere al regno di Dio. Cioè non è una forma educativa che ci permette di avere esperienza col regno di Dio. Perché il regno di Dio si realizza in un istante e si sviluppa per tutta la vita. Invece un corso di formazione ha una sua
Ci può essere un buon esito, un mediocre esito, un cattivo esito, e le persone studiano, studiano, studiano. Dice a un certo punto la scrittura che molti studiano sempre senza divenire mai alla verità. E allora noi desideriamo fare parte di questo regno e ringraziamo il Dio perché già ne facciamo parte. Il regno di Dio non è eccolo qui o eccolo là, non è neanche localizzato in una parte della terra e neanche in terra santa, quella che definiscono la terra santa, c'è il regno di Dio, ma il regno di Dio, come dice l'Evangelo, è dentro di voi, dentro di voi, quindi la nostra vita si deve aprire al messaggio, la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere deve recepire il messaggio. La religione per tanti può essere facile praticarla, ci sono persone che hanno un'indole, che sono portati verso dei precetti, dei regolamenti, lo fanno per protagonismo tanti, lo fanno per mestiere molti ancora, lo fanno anche per appagare la voce della propria coscienza, ma niente di tutto questo dà la vera vita, quella vita che solo Gesù può generare in ogni persona. Ecco perché il messaggio essenziale dell'Evangelo è quello della nuova nascita. Nascere di nuovo. Fratelli, sorelle, noi possiamo avere i nostri anni, anagraficamente non abbiamo tutti la stessa età. Anche spiritualmente non abbiamo tutti la stessa età. Così come siamo nati nella carne, tanti di noi siamo nati, rinati nello spirito. E come una persona nasce e cresce e si vede lo stadio della crescita, così spiritualmente si nasce di nuovo e questa nuova vita si sviluppa, questa nuova vita va avanti, di valore in valore, usiamo dire noi. I credenti non conoscono sconfitta, i credenti non conoscono quello sgomento dell'anima che faceva parte dello stato d'animo antecedente alla rivelazione. Ora in Cristo c'è una nuova vita. Gesù ha detto che è venuto per portare vita e vita in abbondanza. Le cose vecchie sono passate, dirà l'Apostolo Paolo, e chi è in Cristo è una nuova creatura. Torniamo un attimino alla religione, quella ebraica che professava Nicodemo. Nicodemo era uno dei capi dei giudei, era molto addentrato nella legge mosaica, una legge plurisecolare, diremmo millenniale, circa 2000 anni di storia della legge mosaica, ma quest'uomo viveva nella sua generazione attaccato a quelle regole, professava questa sua religione come una persona molto portata ed era anche riconosciuto dagli altri, era uno dei capi, faceva parte ai farisei, una categoria di persone che erano molto meticolosi, molto scrupolosi, soprattutto giustificavano la propria vita sulla base delle proprie opere, dei propri debiti e tendenzialmente non avevano propensione verso gli altri d'amore, di comprensione, ma erano categorici, erano drastici. Ma il Signore mette ordine nelle cose, il Signore fa capire
la nuova vita, quella vita che non è per un tempo, ma è eterna. E quest'uomo vedeva Gesù manifestarsi, vedeva Gesù predicare e lo vedeva anche operare. Il Signore non parlava soltanto, ma faceva anche opere potenti. A questo riguardo un giorno egli ebbe a dire: se non credete alle mie parole, credete alle mie opere. Le mie opere testimoniano del mio mandato, testimoniano della mia autorevolezza, testimoniano di quello che io vi vado annunciando, di un regno che non ha niente a che vedere con la terra e con quello che gli uomini possono offrire. E quest'uomo Nicodemo così esordisce quando a tarda sera il giorno era ormai declinato e qui dice di notte, sicuramente a sera inoltrata si presentò davanti a Gesù e gli disse: maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare le opere che tu fai se Dio non è con lui. Quindi il problema non era di credere in Dio, quello che noi affrontiamo oggi con tante persone che dicono: non c'è Dio. Ma quale Dio? Assolutamente, ci sono ancora tanti che la pensano così. Non c'è niente. Poi qualcuno azzarda una sorta di credenza in qualche cosa di astratto, indefinito, ci sarà una mano superiore. Sono frasi che abbiamo sentito dire, vero? Ma qui il problema di Nicodemo non era di credere in Dio, perché Nicodemo credeva in Dio. Nicodemo aveva questo orientamento verso il Creatore e si studiava giornalmente, continuamente di Mosè. Ma ci rendiamo conto che quando va davanti a Gesù tutto questo è insufficiente per il bene della sua anima. Noi sappiamo, non parla solo per sé, ma lui parla anche per sentito dire degli altri, della sua cerchia. Sicuramente la predicazione di Gesù era sconvolgente, sbalorditiva, sicuramente lasciava perplessi molti. Predicava e operava, ma quando mai avevano visto tutti quei miracoli concentrati in una giornata, in una settimana? I miracoli non si contavano, dice Giovanni, che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che si potrebbero scrivere intorno alle cose che Gesù ha detto e ha fatto. Quindi le opere di Gesù erano sbalorditive e facevano pensare, facevano riflettere: ma chi è costui? E siccome da tutti era riconosciuto come il maestro, lui, dottore della legge, non si atteggia davanti al Signore, ma si presenta a Lui e si rivolge con riverenza, con rispetto. Non è come quelli, diciamo la verità, non è come quelli che andavano per tentarlo. Ce ne sono stati tanti che andavano da Gesù per tentarlo. Noi crediamo che Nicodemo in questo era sincero, che lui voleva capire, che lui voleva sapere. Non aveva la forza per esporsi, non aveva quella iniziativa di andare di giorno quando tutti lo potevano vedere, ma dentro di lui c'era questa esigenza di capire, c'era questo desiderio di conoscere. Fratelli cari, sorelle del Signore, chiunque vuole conoscere Dio e si appressa a Lui, lo troverà. Amen. Chiunque vuole sapere sinceramente, chiunque ha questo desiderio perché prova insoddisfazione nella propria vita,
nella propria religione, nel proprio modo di concepire le cose e anche in quello che lui pensa di credere intorno a Dio, se si avvicina al Signore troverà le risposte adatte a lui, a lei. Perché il Signore ancora oggi va in cerca delle anime per poter spiegare a loro la strada del cielo, per poter illuminare la loro cecità, per poter dare una vista spirituale a chi non sa come condursi. Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. In realtà Gesù veniva da Dio, ma non veniva come un profeta soltanto. Non veniva come un araldo speciale, ma egli è l'Emanuele, Dio con noi. E questa è la rivelazione che doveva conoscere Nicodemo, e questo il senso della vita eterna e del messaggio evangelico che ogni uomo deve ricevere: conoscere Gesù per chi egli è. Perché se non riceve la rivelazione del Figlio di Dio nella propria vita, non potrà mai accedere al regno del Signore, di cui egli è il Re dei Re e il Signore dei Signori. Amen. Ecco perché martelliamo su questo punto, insistiamo su questo punto: conoscere chi è Gesù, conoscere la sua persona, conoscere da dove egli procede, da chi viene, nel nome di chi viene, e conoscere tutte le sue virtù, tutta la potenza che abita in lui, la divinità che lui esprime nella sua pienezza corporalmente, di da Paolo ai possessi. Gloria al nome del Signore. Come far capire questo? Come dare questa nozione conoscitiva per la salvezza? E Gesù disse in una frase un messaggio così profondo che da 2000 anni si studia, si medita ed è oggetto di predicazione per la salvezza delle genti. Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Bisogna nascere di nuovo. Ma questo messaggio era nuovo per lui. Questo messaggio lo lasciava perplesso, lo sorprendeva. Era incomprensibile, perché lui guardava le cose sotto il profilo umano e nella sua semplicità, diciamolo pure, nella sua ingenuità, nella sua lacuna spirituale, disse: ma come può un uomo, quando è vecchio, nascere di nuovo, di entrare nel seno di sua madre e venire alla luce? Come può? È impossibile. Come possono avvenire queste cose? Perché Gesù poi cercò di spiegare: perché è nato dalla carne carne, perché è nato dallo spirito e spirito. E quindi quando Gesù spiegò queste cose, lui non comprendeva ancora e disse: come possono avvenire queste cose? Molti ancora se lo domandano, fratelli. Quando noi predichiamo questo messaggio, molti se lo domandano: come possono avvenire queste cose? Stento a crederci. Stenti a crederci? Devi vincere l'incredulità. La devi superare l'incredulità. Devi aprire il tuo cuore, devi aprire la tua mente, ti devi disporre a questa realtà. E allora quando tu ti disporrai a ricevere questa verità, allora tu sperimenterai la nuova nascita. Alleluia. Perché la nuova nascita viene per il seme della parola di Dio, che viene ad abitare in un cuore sensibile, e lì viene il germogliare la nuova vita. Alleluia. E quindi
spirituale, il corpo rimane quello, ma diciamo che anche il corpo cambia, nel senso che non ringiovanisce. Se hai 50 anni non diventi di 30 anni, di 20 anni, ma se il tuo corpo è malato può essere guarito. Se tu hai delle angosce, delle sofferenze interiori, il Signore ti dà da vivere una nuova realtà. Ma tu anagraficamente continuerai a contare i tuoi giorni e i tuoi anni, ma spiritualmente sei nato di nuovo. Alleluia. Spiritualmente alleluia, tu sei una nuova creatura. E quindi questa nuova creatura in te non dà nuovo più all'uomo vecchio, ma germoglia in te una nuova creazione, e quindi tu sei un uomo nuovo, una donna nuova, perché ora non sei più tu che vivi, ma Cristo è venuto ad abitare in te e trasforma i tuoi pensieri, trasforma il tuo cuore. Dal cuore vengono i sentimenti, dal cuore si sviluppa l'esistenza umana, dal cuore che è il pilota delle emozioni e di ogni iniziativa, quel cuore trasformato porterà cose nuove, cose belle, cose meravigliose che onorano Dio che è venuto nella tua vita. Tu sei una nuova creatura. Come possono avvenire queste cose? C'è qualcuno in mezzo a noi che stenta a credere? Ci può essere. Ma cari nel Signore, noi diciamo, incoraggiando tutti quanti, così come abbiamo fatto molti di noi in questa esperienza, ancora oggi è possibile nascere di nuovo. Non necessariamente bisogna nascere in un ospedale, non è di quella nascita di cui parliamo. Non c'è bisogno di un'ostetrica per nascere di nuovo, no. Gloria, si nasce nella Chiesa. Grazie. E la Chiesa diventa nostra madre, la Chiesa che partorisce figliuoli, la Chiesa che è in doglie, che è in dolore, la Chiesa che nel travaglio della propria gravidanza porta avanti il suo compito, il suo lavoro, il suo ruolo, il suo ministerio. Ora partorisce un figlio, ora partorisce una figlia, e questo figlio e questa figlia fanno parte sempre della famiglia del Signore. Vogliamo gioire, vogliamo rallegrarci. Noi non sappiamo quello che frullava nella mente di Nicodemo in maniera dettagliata. Una cosa sappiamo, che quella conversazione con Gesù cambiò la sua vita. Alleluia. Però l'ha cambiata, ma lui ancora una volta ha dimostrato in quei 3 anni una certa resistenza al messaggio. Perché diciamo questo? Perché lui non fece parte subito del seguito degli apostoli e dei discepoli. Lui non fece parte subito di coloro che seguivano Gesù, ma rimase in disparte. Ma sicuramente nel suo cuore quella parola aveva portato il suo frutto, e lo troviamo che ha la forza di esporsi, ha la forza di uscire fuori quando tanti erano scoraggiati, depressi, demoralizzati. Lui, insieme a un altro uomo da bene, Giuseppe d'Arimatea, che sicuramente era stato destinatario pure del messaggio, si va avanti in quel caos, in quei momenti cruciali, per richiedere il corpo di Gesù e dargli dignitosa sepoltura. Loro pensavano di fare la loro parte, pensavano di sistemare il corpo di Gesù come sistemavano tutti gli altri morti che erano degni di sepoltura. E
hanno fatto del loro meglio. Giuseppe d'Arimatea gli offrì il suo sepolcro nuovo, hanno portato dei panni dove avvolgere il corpo di Gesù secondo gli usi, i costumi dell'epoca, lì in quelle zone, ma a poche ore Gesù è rimasto nel sepolcro, perché come sappiamo il terzo giorno è risuscitato. Amen. Gloria al nome del Signore. La vita di Gesù è una vita prorompente, è fonte di vita pure per gli altri, e chi accetta Gesù Cristo riceve la vera vita, riceve una nuova esistenza, riceve una nuova esperienza, riceve una realtà e entra a far parte di una realtà soprannaturale, la realtà del regno di Dio. Gloria al Signore. Fratelli, molti oggi si affannano, si affaticano di organizzarsi alla meglio rispetto agli altri, e cercano anche sotto l'aspetto religioso di essere più emancipati rispetto a tanti altri, ma tutto questo non potrà portare la salvezza. La salvezza è personale, la salvezza è individuale, e si riceve esclusivamente per un incontro personale con Gesù. È Gesù che salva, noi non possiamo salvare nessuno, e anche quando portiamo delle anime a Cristo è perché Cristo in noi si è usato come strumenti della nostra vita e ha raggiunto qualche cuore. Ma è sempre Lui che salva, è sempre Lui attraverso la sua parola efficace che genera la nuova vita. Vogliamo credere in questo messaggio, fratelli? Lasciamo stare tante altre cose. Ma, momento, lasciamo stare tante altre cose potrebbe portare in tanti un pensiero che tante altre cose non servono. No, stiamo attenti. Le regole dell'Evangelo sono vigenti, le prescrizioni bibliche sono da osservare, ma sia chiaro ad ognuno che nessuna cosa che noi possiamo fare ci potrà acquisire un merito ai fini della salvezza. La salvezza è un dono di Dio e si riceve per mezzo di Gesù che ci salva, perché Lui ha preso il nostro posto, ha fatto l'espiazione dei nostri peccati e è il nostro personale salvatore. Questa salvezza la devi sentire dentro di te, la dobbiamo realizzare dentro di noi. Non possiamo noi testimoniare della tua salvezza, fratello, sorella, noi non possiamo testimoniare della tua salvezza, sei tu che devi dare personale testimonianza. Noi possiamo constatare l'opera di Dio nella tua vita, possiamo in qualche maniera esprimere nel bene qualche opinione positiva, ma chi conosce i cuori e chi conosce la realtà individuale è esclusivamente il Signore. Alleluia. Io ricordo quando incontrai Gesù. Voi pure lo ricordate questo meraviglioso incontro? Prima di conoscere il Signore eravamo confusi, eravamo perplessi, non avevamo le idee chiare, ma quando la luce della sua parola, quando i raggi della sua luce meravigliosa hanno inondato la nostra vita, abbiamo visto le cose chiaramente e siamo entrati nel regno di Dio. Il regno di Dio è venuto in noi, siamo tutt'uno con il regno del Signore e con il re di questo regno, e viviamo come pellegrini in questa terra e non ci facciamo più tante domande, perché nel Signore abbiamo avuto le risposte. E quindi quando qualche domanda potrebbe sorgere e la risposta potrebbe mancare, lasciamola ai piedi del Signore, ed Egli stabilirà il momento giusto per darci la chiave di lettura
di qualche esperienza, di qualche vicissitudine, di qualche situazione poco chiara, poco facile, che noi viviamo, ma l'importante è che siamo nel Signore, che siamo delle nuove creature, che stanno vivendo una nuova vita, una nuova esperienza, una nuova realtà, nella carne. E qui, fratelli, che ancora una volta emergono i nostri limiti, siamo ancora nella carne, ma umana natura, e saremo resi incorruttibili e potremo godere appieno l'immortalità. Al Signore sia tutta la gloria. Continuiamo a predicare l'Evangelo, continuiamo a leggere e a rileggere i testi evangelici, perché ci istruiranno, ci ammaestreranno e ci faranno comprendere la realtà divina. Il Signore sia lodato. Amen.